Buongiorno a tutti e benvenuti nel prologo di questo mio nuovo video che inizia con un unboxing delicato il più possibile, compatibilmente con i miei canoni di delicatezza. Voilà. Anche la location, potevo andare in casa, ma sono nello scantinato, appollaiato sopra una catasta di PC. Il cutter lo tiriamo via e andiamo ad estrarre lei. Vediamo se è a favore di camera, parrebbe di sì. Questa è una scheda madre Soyo del 1999, completamente boxata e con tutto il bundle per questo gioiellino che adesso cercherò brevemente di descrivervi. Devo ringraziare l'iscritto Luigi, nonché titolare del canale The Lost C, che vi lascio in descrizione. E al quale vi invito ovviamente ad iscrivervi, soprattutto se siete anche appassionati di Commodore, in particolare Amiga. È veramente interessante, oltre che essere una persona molto competente e specializzata proprio anche in interventi tecnici abbastanza approfonditi su quel tipo di hardware. Mi ha scritto, aveva questa bellissima scheda madre ancora boxata e me l'ha voluta donare, l'ha donata al canale. E io proprio del canale la voglio mettere a disposizione attraverso questo video, sperando che le riprese fatte con questo trespolo e con una location veramente pessima, questo passa al convento, rendano giustizia a questo gioiellino tecnologico di quegli anni. Procediamo ora all'apertura, cercando di non fare dei danni, ma Luigi, che è persona precisa e meticolosa, l'ha anche scocciata, quindi voilà. E andiamo ad aprirla. Vedete, è completa addirittura anche della sua mascherina. E oltretutto mi ha donato questa splendida Soyo, della quale vi leggo il modello. È una SY5EMM, è una scheda madre Super Socket 7 che nasceva per le CPU, appunto particolari K62 e K63. Qui monta, so già, un K62 a 500 MHz e c'è già anche un banco di RAM. Come vedete, può montare RAM a 72 pin. E può montare anche le DIV. Qui c'è un banco da 133 MHz, ma questa è una scheda madre da 100 MHz e penso che funzionerà con un banco da 100. Comunque ne ho tanti da provare, da testare. Ho anche dei banchi di RAM Edo, adesso vedrò, perché mi sono procurato anche tutta la roba dal case, eccetera, roba che ho ritrovato o che ho ordinato, perché voglio costruire una build intorno a questo bundle originale, questa scheda madre in formato mini TX, come vedete, quindi molto compatta, con un slot AGP, mi sembra che sia un 1x questo, quindi un vecchio slot a 3,5 volt, 3 slot PCI e addirittura anche uno slot ISA. Abbiamo anche il manuale, quindi per cercare tutti i settaggi, e abbiamo addirittura anche i drivers del chipset. Ci saranno i VIA 4 in 1. Qui è un chipset VIA KT133, credo. Adesso sto andando a casaccio, quindi non vogliatemene.
Comunque c'è tutto il bundle, è veramente un dono prezioso per me, le ringrazio veramente Luigi dell'OSCI di tutto cuore, non è da tutti, per questa grande generosità e spero di riuscire a donare al canale, fatto anche l'audio integrato, non lo sapevo, ma metterò, penso che metterò una Sunblaster PCI, adesso vediamo. Spero di donare al canale un video dignitoso in modo da fare giustizia a questo prezioso regalo, del quale ringrazio ancora Luigi veramente di tutto cuore. Piccolo proseguimento di video, sostituito il dissipatore con questo nuovo modello per socket 7 che va a pelo con il 3 pin lì. Meno male, cambiata ovviamente la pasta termica. Ora andiamo ad ancorare la scheda madre nel case. Altro step del processo, come vedete la build è installata, non ho ancora messo la scheda audio, ma sfrutto l'integrata. La RAM funziona a 100 MHz, ovviamente non a 133, per il momento regge tutto. Come scheda video ho messo questa Asus con chipset TNT M64 64 bit 125 MHz, DirectX 6 ovviamente, abbastanza contestuale con l'epoca, siamo nel 1998-1999, della SOIO abbiamo già parlato, mi sono sbagliato, la scheda madre ovviamente non è in formato mini TX ma mini ATX o micro ATX, non lo so, comunque è un formato estremamente compatto, vi ho già detto che ho cambiato il dissipatore e al momento ho installato anche Windows 98 e grossi problemi non ne riscontro. Direi di procedere con i test, andremo a testare la CPU, questo AMD K62 3D Now con 32 KB di cache di primo livello e 512 di cache di secondo livello. Non mi sembra che ci debba essere altro da aggiungere se non passare alla prova del 9, quindi alla prova della verità con qualche benchmark e qualche solito gioco con i quali testo le mie build. Comunque non nascondo, già traspare credo dal mio tono una grande soddisfazione, ringrazio ancora Luigi dell'OSCI, vi ricordo, per il momento tutto procede per il meglio e direi che meglio di così non poteva andare, è una grande soddisfazione aver riportato all'opera questa scheda madre in una delle build del canale. Unico neo, ecco, purtroppo l'alimentatore provvisorio è questo petardo, ma avevo preso due alimentatori, anzi me ne aveva presi di Intec alla fiera del radioamatore, alimentatori che vanno benissimo per queste macchine, se non che c'è da fare un'operazione però sul connettore a 24 pin per trasformarlo in 20 pin, vedete non è staccabile come in questo caso. Bisogna intervenire chirurgicamente a livello elettronico, io non è che sia un granché, aspetto che, visto che deve fare una build anche lui, che faccia l'operazione e che mi spieghi come fare. Come vedete il canale è molto articolato e con gli amici si sta creando veramente quella che dicevo, una community dove ci si aiuta e ci si scambiano informazioni sull'hardware, sia hardware vintage come in questo caso che anche hardware recente ovviamente. E direi di iniziare con la rolling demo di Populous che avete visto anche nella copertina del video. Come vedete in questa rolling demo un po' pesante, 800x600 con dettagli massimi, però raggiungiamo i 14 fps senza alcun problema. Stanno fissi e la giocabilità quindi è ottima, scalando un po' la risoluzione in 640x480 si può giocare anche meglio. Tenete presente che la
Riva TNT2 64 bit non è il massimo, benché sia un'ottima custom, a livello di prestazioni non era sicuramente il top. In questo sistema penso che andrò a testare una 3DFX, una Voodoo 3, la 2000 o la 3000, sarà interessante vederle all'opera. Non ho ancora installato la scheda audio, sto lavorando con l'audio integrato. Passiamo ad altro. La time demo di Unreal, sempre in 800x600, con dettagli alti, misurata sia da Fraps che dal benchmark interno. Siamo in Direct 3D, ricordiamo che Unreal in Direct 3D è ottimizzato con i piedi. Quantunque, abbiamo un picco massimo di 20 fotogrammi per secondo, quindi ci stiamo comportando bene. Teniamo presente che qua siamo nel 98 e il K62-500 era un'ottima macchina per quel periodo, ma Unreal richiedeva hardware molto ma molto pesante. L'abbiamo visto nei nostri video dare il meglio con macchine ben più prestanti di questa e soprattutto con schede video, ripeto, molto ma molto più ottimizzate, tipo le 3DFX con le librerie Englide che sono proprio nate per questo gioco. Infatti abbiamo un average di 12 fps, però si gioca tranquillamente fra i 20 e i 30 fps, ho provato, quindi cioè, credetemi sulla parola, vi faccio vedere il classico flyby perché è un po' il mio parametro che utilizzo in tutti i miei video. Questo invece è Quake 2 in 800x600, sempre con le librerie OpenGL che sfruttano il motore grafico della Riva TNT2. Come vedete, oscilliamo dai 30 ai 40-50 fps, comunque non scendiamo o difficilmente scendiamo sotto i 30. Ottimo comportamento per questo titolo proprio di quel periodo là. Restiamo in 800x600 a 16 bit di profondità e andiamo a testare i tre test principali per misurare le prestazioni 3D del sistema con il noto benchmark 3D Mark 99. Eccoci al punteggio, 1766. Ho lasciato attivato Fraps, quindi ha penalizzato perché ho fatto più di 2000 nei miei test precedenti, quindi prendiamo tutto con le pinze, però a beneficio del video va bene così, mi interessa. Ho fatto anche il test completo con tutti i benchmark e viene superato, 18 fotogrammi per secondo di media ci restituisce il benchmark sintetico. Direi di tirare le conclusioni. Come avrete visto dai miei test, questo video non era a beneficio prestazionale della macchina. Volevo farvi vedere che dalla scheda madre gentilmente donata da Luigi dell'OSCI al canale sono riuscito a tirar fuori una build che ovviamente ora è in fase di perfezionamento. Devo ancora installare la scheda audio e devo vedere di testarla ovviamente con una scheda video che all'epoca valorizzava la macchina, vale a dire una 3DFX, perché non c'è santi che tengano. A fine anni 90, se si voleva giocare con soprattutto i giochi ottimizzati per le librerie Englide ad alte prestazioni, la scelta era non obbligata ma praticamente quasi. Probabilmente con un Nvidia o con una ATI o con una Nvidia, una Riva TNT più prestante avremmo ottenuto
risultati più incoraggianti rispetto a quelli che avete appena visto nei benchmark. Tuttavia, va detto che anche così si riusciva a fruire e a godere ottimamente dei titoli presenti sul mercato. Vedete adesso in sottofondo ho messo la demo di 3D Mark 99, che gira tranquillamente intorno ai 30 fotogrammi per secondo, quindi la macchina va bene. Mi interessava testare la macchina e verificarne la funzionalità. C'è qualcosa da correggere secondo me a livello di RAM, perché non è possibile che l'unico banco che veda è un banco a 133 MHz quando la scheda madre arriva a un massimo di 100 MHz come bus, quindi va rivisto sicuramente qualcosa. Ne ho provati diversi dei miei, ma probabilmente sono banchi fallati. Dovrò procurarmene uno e scendere anche dai 256 MB, che con Windows 98 non hanno assolutamente senso. Con Windows 98 ci vanno al massimo 128 MB di RAM, quando anche non meno. L'importante è non scendere sotto i 64 anche per effettuare benchmark tipo 3D Mark 99. Io sono molto soddisfatto di questa macchina, sono soddisfatto soprattutto della community che si sta creando all'interno del canale. Sono soddisfatto di aver conosciuto Luigi, con il quale sono in contatto anche per altre cose, per scambi anche sul mondo Amiga, che è un'altra pagina iconica legata alla storia dell'hardware. Secondo me, da profano proprio, non sono assolutamente un esperto, ma le tappe fondamentali dell'evoluzione hardware anni 80-90, partiamo da sempre con Commodore, partiamo da VIC 20, Commodore 64, nella prima metà degli anni 80, per andare a passare al mondo Amiga nella seconda metà proprio di quel decennio, un decennio fantastico. Infatti, in queste macchine, soprattutto nell'Amiga 500, che fu quello più venduto nel 1987, mi pare si incarna proprio lo spirito di quel decennio, il decennio che ci ha visti all'inizio nel 1982. Avevo 10 anni, io sono del 1972, non ho nessun problema a dirlo. Avevo 10 anni, ricordo benissimo l'avventura del Mundial spagnolo, quello spirito di rivalsa della nazione e tutto quello spirito che era un po' spirito dei fantastici anni 80, si riversa proprio nel mondo Commodore, nei biscottoni prima, VIC 20, Commodore 64, e negli Amiga dopo. Io ho sentito parlare dell'Amiga 500, che ho tanto voluto, perché allora andava di moda andare dal papà a dire: guarda, me lo compri, serve per la scuola, serve per studiare, verrà buono per il futuro, però quantunque. L'Amiga 500 ebbe successo proprio perché uscì ad un prezzo abbordabile, perché il concorrente era un Atari, mi sembra, una roba del genere. Adesso io sto entrando in un campo che non è mio, però grazie anche a Luigi mi sto facendo una cultura anche su questa pagina. E poi veniamo agli anni 90 con i primi VM compatibili, i PER86, soprattutto i 486, ed è un'altra tappa fondamentale l'arrivo del kit multimediale con lettori CD e schede audio, soprattutto grazie a Creative, che diede un'impronta multimediale ai PC che prima non avevano, quindi divennero anche strumento di intrattenimento oltre che di lavoro. E quindi uscirono da un ambito puramente legato alla professione ad un ambito di home computer, quindi multimedialità, e poi anche grazie all'uscita di titoli come Doom, eccetera, divennero anche votati al cosiddetto, fra virgolette, lo metto, gaming, quindi all'ambito videoludico. La svolta fondamentale, però, per quanto riguarda gaming per PC, è stata l'avvento dei processori Pentium, passaggio dall'architettura PER86 all'architettura Pentium, e soprattutto l'arrivo di 3DFX, che come sappiamo, vedete anche scorrere nelle immagini di fondo, i ringraziamenti sono i primi in testa, e la fecero da padroni, anche se Matrox controbatte con un altro acceleratore grafico, la famosa M3D con un chipset PowerVR, PCX qualcosa, due, non era il primo PowerVR, era un altro acceleratore grafico un po' meno prestante di 3DFX, ma altrettanto valido. Queste sono informazioni che mi passa un altro
iscritto al canale un'altra persona, un amico con il quale sono in contatto, un altro che spererei aprisse il canale, però ci vuole anche tempo per fare queste cose. Comunque, io in confronto a molti dei miei iscritti ho un bagaglio culturale nettamente inferiore, sia dal punto di vista della conoscenza della storia dell'hardware che dal punto di vista della praticità, come Luigi che opera riparazioni. Non sono assolutamente in grado, come avete visto prima, non sono nemmeno stato in grado di andare a modificare il connettore dell'alimentatore per sfruttare quello che Nintec mi ha gentilmente comprato. Io mi sono dilungato anche troppo, sta finendo la demo, quindi anzi è finita. Su questo gong finale io vi ringrazio dell'attenzione, ringrazio tutti e quelli che partecipano con i commenti, ringrazio ovviamente Luigi e vi do appuntamento al prossimo video.